Ehi la ciurma, io sono Mazzatesse e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita! Siamo qui davanti allo spiazzo completamente ripulito, completamente ricoperto di dirt e quasi completamente pieno d'erba. Credo che qui sia il massimo a cui arriva il nostro... come si chiama, la nostra World Anchor. Temo che non arrivi fin qua giù perché l'erba è spreadata fino a qua. Come potete vedere c'è un netto taglio sul dove finisce l'erba e dove inizia la terra. Ho aumentato un pochettino il raggio della World Anchor, ma forse non basta più. Vorrei provare a piazzarne un'altra e vedere se per caso... risolve il problema e ci copre bene anche quel punto lì. Perché qui ne avevo una con 50 di larghezza, qui l'ho ingrandita a 100, però probabilmente 100 non riesce. Anche se 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Cioè sono 50 già solo fin qua, quindi effettivamente dubito che fin là ci arrivi anche con 100. Più di 100 mi pare che dalle impostazioni non riesco a metterla perché devo cambiare il config dentro Mindtest di quanti blocchi può tenere caricati. Mi pare che avessi provato a metterla più alta, ma non lo reggeva. Possiamo provare a fare 200, vedere se li regge? 17.576, forse ce la fa con 200. Con 200 non dovremmo avere problemi. Il mio computer dovrebbe reggere senza troppi problemi, un mondo costantemente caricato così grande, tanto non abbiamo tantissimi macchinari per ora. Ora qui ci sarà da mettere il tutto. Allora, ho lasciato la suddivisione qua per rendere l'idea. Qui è la zona. Oddio, mi ero clippato dentro un. Eh sì. Zona albero, spazio per i tubi, strada, spazio per i tubi, zona albero. Ora dovremmo fare, visto che abbiamo deciso di metterne 10 per lato, era così? Dovrebbero essere pilastrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sì. Avremo bisogno, oltre che di 10 sapling per ognuno di quelli, avremo bisogno di 640 tordici. Tordici? 640 millordici. Node breaker che dovremo andare a farmare pian piano. Allora, entriamo ovviamente da una porta non prevista. Nonostante abbiamo quattro porte, entriamo sempre da una zona dove non si può entrare tecnicamente. Ma non andrei subito con quello. Andrei prima a piantare i sapling. Aspen tree, ok. 1, 2 li lasciamo qua. Ce ne servono 10 per ora. E pini anche ce ne servono 10. Andrei a iniziare a piantare gli alberi e farli crescere per avere un'idea di come piazzare i node breaker, i mesecon, i planter sotto. Poi non si chiamano planter, ma si chiamano item. Non mi ricordo più boh, metterei qua i pini, più che altro perché la zona dei pini è di là, mentre gli aspen li ho piantati dall'altro lato. No, cosa sto facendo? Però ho detto che... Allora, quello deve stare al mezzo. Sto già sbagliando tutto. Allora, il pino deve stare qua. Qua. Qua, perché vi ho detto che un raggio di 5... Cioè lui ha due da un lato e due dall'altro, dovrebbe essere. Dovrebbero bastargli. Qua. 1 e 1, 2. Poi qua. Vabbè, facciamo che li tolgo dopo con la pala, così faccio più in fretta. Qua. E qua, ok. Ma ce n'è avanzato uno? Wood? Qual quadra non cosa?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, ne avanza uno. Perché forse dovevo metterne uno all'inizio. Là dove sono quei pezzi di legno. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Eh sì. Qua ce ne va un altro, ok. Poi, Aspen, allo stesso modo, noi dobbiamo mettere uno qui, ok. No, però quello là non è distante uguale. No, 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 sto sbagliando tutto. Qua sono due, dovrebbe essercene 5, quindi dovrebbe essere qua. No, 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 ho calcolato male. Devo andare più in fondo. Devo andare più in fondo. Scavare ancora, sostituire ancora. Credo di aver calcolato giusto, ma invece no. O l'avevo predisposto per 9. No, credo di essere. Sono abbastanza sicuro che l'avessi predisposto per 10 file di al cioè per 10 alberi contemporaneamente. E forse ho fatto lo solito errore del contare gli spazi come le righe. Cioè gli sbarramenti. Sì, gli spazi come gli sbarramenti, ecco. Cioè ci sono 10 spazi da 5, ma ce ne servono 11 per farci stare 10 alberi. Allora, guardiamo anche qua di metterlo uguale. Effettivamente potrei contare 5 al posto che andare di qua ogni volta. 1, 2, 3, 4, 5. Ecco. 1, 2, 3, 4, 5. 1, no, 5, eccolo. Ok. 1, 2. 3, 4, 5, eccolo. 1, 2, 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 3, 4, 5, eccolo. No, ma non posso metterlo là, ovviamente. Quindi c'è da pulire questo spiazzo. Uno è già cresciuto, porca la miseria. Allora, puliamo questo spiazzo. Poi dobbiamo mettere quanti blocchi di lato? Altri due. Altri due di spazio. Per far sì che l'albero possa crescere regolarmente. Quindi togliamo di nuovo tutta questa dirt. Credevo di aver lavorato tutto e dovessi solo mettere gli alberi e fare i node brick. Invece ci mancava ancora del lavoro qua. Purtroppo. E me ne dispiaccio e me ne scuso, ma questo periodo sono preso da un sacco di discorsi, di problemi, di scuola, di studio, di esami, di cose, e quindi può darsi che io abbia fatto male i calcoli. E ovviamente non ho ricontrollato perché sono stupido. Grazie, grazie, molto gentile. Poi vorrei sistemare, allora, oltre a mettere tutto qua pulito. Ecco, vorrei sistemare anche dal lato. Come avete visto, ho sistemato in modo che si veda solo dirt. Anche se lì c'era. Questi semi non ci interessano. Anche se lì c'era della stone, l'ho coperta con la dirt perché stonava. Stonava la stone in mezzo alla dirt. E allora ho messo dirt dappertutto. Anche togliendola come ho fatto adesso dalle pareti. Perché mi sembrava che stesse molto meglio. E fosse meno ingombrante, meno brutta alla vista. Allora, facciamo che riempire tutto questo spazio. Fortuna che avevo un po' di dirt con me perché forse non sarebbe bastata. Ottimo che si sta già spreadando l'erba. Ok, mettiamo via questa dirt adesso e piantiamo gli ultimi alberi. 1, 2, 3. 4, 5, tot. E qua l'aspen tree. 1, 2, 3, 4, 5, tot. Ok. E iniziano a crescere i primi sapling. Ottimo discorso. Così vediamo benissimo quanti node breaker, di quanti node breaker necessitiamo per creare il nostro sistema mozzo. Allora, abbiamo bisogno di. Qua sono tanti porca la miseria, perché sono molto alti questi pini. Allora, fin qua sono 4, e già
Porca la miseria. Allora, saliamo da qua. Sono 4 fino a questa altezza. Poi 5, 6, 7 e 8, direi. Sì, 8 ciascuno. Quindi 80 node breaker. Sapete 80 per 3 quanto fa? 240 cristalli di mese. Non so neanche se ne abbiamo 240 cristalli di mese, perché abbiamo 84. Cioè, se bastano i frammenti. Non mi ricordo se bastano i frammenti o servono i cristalli. Per fare il piccone. Allora, andiamo un attimo. Block breaker. Dov'è che? Che aspetto aveva? Non lo sto vedendo qua. Andiamo un attimo su tecniche, va? Che magari risolve un po' la questione. Pa, 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 pa. No, questo è il machine casing. Geothermal, high voltage. Non lo sto vedendo, non lo sto vedendo. Facciamo un'altra cosa. Mese. Allora, si faceva con questo, vediamo un attimo. Ah, eccolo qua, node breaker. Ah, non era block breaker, era node breaker. Però comunque, ah, si fa con tre di questi. Non ne abbiamo per niente nella vita tutti quelli. Ne abbiamo un'ottantina, neanche uno stack. Di sicuro non abbiamo 240 solo per i pini. Ma vai un attimo indietro. No. Ah no, non mese. Node. Vai su node breaker. Ok. Il pistone ha bisogno anche di mese. Se non altro questa ricetta ci dà due pistoni. Node breaker ha bisogno di stone. Quindi avremo bisogno di... Facciamoci dei... piccoli calcoli in base anche a un aspen quanto è alto. Quanto sarà alto un aspen tree? Molto meno se non altro. Allora, 1, 2, 3, 4. So che non vedete niente. 5, 6. Credo proprio 6. Allora, prendiamo della dirt per alzarci all'altezza giusta. 2, 3, 4. 5 e dovremmo avercelo davanti, vero? No, è più basso questo. 5, sono solo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Meglio. Solo 5. Confermato che sono 5. 3 e 2, 5. Ottimo. Ah, mi ha dato anche una spent resetting. Vabbè. Quindi 5. Facciamo una cosa alternativa. Allora, book. Si chiama, vero? Writable book. Ne facciamo uno. Brown. Come si fa col brown, col blu, col verde? Facciamone uno grey, dai, ottimo dire. No, facciamolo verde, che è molto più facile fare il verde. Un libro, quindi 3 di carta e un colorante verde. Colorante verde dovremmo trovarne qua in abbondanza, infatti, e 3 pezzi di carta, non ne abbiamo carta. Ah, è qua. No, questa è plastica. 1, 2, 3. Allora, adesso vi mostro cosa facciamo. 1, 2, 3. Potevo usare l'autocrafting. Ok. Allora, no. Ok. Progetto farming alberi, tra parentesi, Uber, Paua, scritto proprio così, no, con un H finale, anche Uber Paua. Allora, necessitiamo, abbiamo 10 pini, 10
Aspen, che poi non so perché l'ho scritto in maiuscoli, ma va bene. Allora, per 10 pini noi abbiamo bisogno di 8 per 10, 80 node breaker. Ok. Quindi ci vorrà anche parecchi mesi con, che però ancora non andiamo a vedere. Qua andiamo invece a scrivere che abbiamo bisogno di 5 per 10, 50 node breaker. Ok. Torniamo su, facciamo già che si può indentare. No, non possiamo indentare, ovviamente. Mi sembrava già fin troppo. Allora, facciamo così. Però un finta tablatura. Tipo come se stessimo programmando. Allora, andiamo in qua. Due punti. Per questo abbiamo bisogno di 4 per 80 uguale 320 stone. Poi 3 mese pickaxe, che a sua volta è fantastiliardi di cose, sono 3 per 80 uguale 240 mese crystal, così si scrive, mi pare, più 2 per 80, 160 stick. Poi, oltre alla stone, oltre al mese pickaxe, abbiamo bisogno di pistoni, vero? Node, mese con 2 di legno e pistoni. Allora, no! Non ha salvato, dovevo scrivere save. Lavori per foresta, chiamiamola adesso. Uber power. Save. Ok. Adesso me lo apre. Ok. Allora, 10 pini. Non indento subito sto giro. Allora, 8 per 10 uguale 80 node breaker. Ora indento però. Sono, dicevamo, 2 per 80, 160 wooden planks. Poi 1 per 80 uguale 80 mese pickaxe. 2 punti a capo, tutta la roba là. 3 per 80 uguale 240 mese crystal. 2 per 80 uguale 160 stick, e quelli sono a posto. Poi abbiamo bisogno di 4 per 80 di stone, 360 stone. Poi 4 e 3, 7 e 1, 8, c'è un buco vuoto. Ah no, il mese con. Sono
non ero ancora andato. Sono, abbiamo detto 1 per 80 uguale 80 pistoni che si fanno come 3 per 80 uguale 240 wooden planks. Qua dobbiamo disboscare l'Amazzonia. 2, no, 4 per 80 sono 360 cobblestone, almeno ne usiamo un po'. Poi sono 1 per 80, vediamo se ricordo tutto, 1 per 80 uguale 80 mesecon. E 1 per 80 uguale 80 iron ingot. Vediamo se era giusto così. Iron ingot, ok. No, però, perché questo ci dà due pistoni, quindi abbiamo bisogno di dimezzare tutto. Meglio. Allora, 3 per 40, che sono 120. Questi sono 160, perché sono per 40. Per 40 uguale 40 mese con 40 iron ingot, 40. Ok, save. Allora, mo. E questo per ora è per i node breaker. Poi avremo bisogno di altro mese con in abbondanza e di tubi, ma a cui penseremo più avanti. Adesso pensiamo ai node break. Ah no, pensiamo anche a, come si chiama? Devo fare un salto sotto perché non mi ricordo il nome, non voglio cercare 1000 ore nella tecnica. Allora, in cantina, come si chiama? Questo qua è il node breaker, ottimo. Noi non avremo bisogno del... sì, avremo bisogno anche di lui. Non tantissimo, ne avremo bisogno di 20 node detector. Lui si chiama deployer. Ecco, avremo bisogno di 20 deployer e 20 node detector. Corriamo perché qua abbiamo da lavorare. Allora, questo libro è sospeso nel nulla, ma va bene. Papà, eravamo rimasti qui, quindi vai a capo, cancella tutto quello che c'è dopo, che forse erano solo spazi. 10, cioè 1 per 10 uguale 10 node detector, che adesso andiamo poi anche a vedere come si craftano. 1 per 10 uguale 10 deployer. Ok, senza contare tutti i vari tubi per ora. Allora, node detector. Ah, il Lua controller. Questo è la morte mia. Questo è la morte mia. Porca la pupazza, porca la pupazza. Facciamo una cosa, visto che già è passato parecchio tempo, credo dall'inizio della registrazione, sono passati 24 minuti? Allora, visto che è passato parecchio tempo, questo qua lo finisco per conto mio. Più che altro il discorso è che vorrei iniziare a settare almeno un pezzo. Quindi iniziando a fare un circolo per un albero. Allora abbiamo bisogno di 8x3, quindi 24 di questi. E già abbiamo finito praticamente il Maze Crystal. Allora 24 di quelli e ci facciamo i... Sì, no, ho bisogno di molti più stick. Cioè, iniziamo a fare la farm per un albero di pino.
Poi vediamo di 24, 12. No, cosa sto facendo? Sono 8. Ah, già che non staccano, non staccano i piccone. E noi ci riempiamo l'inventario. Lolli lo, lolli lo. Beh, questo episodio verrà lungo, quindi credo che il commentatore video sarà entusiasta. Stone, non abbiamo della stone, non abbiamo della stone, non... ce l'abbiamo della stone. Sì, 44, ok, metto cuocere uno stack intanto che siamo qui perché ne avremo bisogno davvero di quantità inimmaginabili. Cioè, in realtà immaginabili perché è scritto pure qua, quando ne avremo bisogno di 360 più 5x4, 200. No, come 5x4? 5x40, sì. 5x40, 200. No, 5x50, 250. No, come? 200. Ah, no, qua sono 360 e là sono 250. Sì, ok, ci sta. Quadra tutto. Abbiamo per caso dei mesecon, ottimo. Stone ce l'abbiamo. Wooden planks ce l'abbiamo. Quindi dovremmo poter fare un 2. Due... No, è un 2. Piccone. Mese con stone, 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 pistone! Idiota che sono. Allora, ricominciamo. Abbiamo bisogno di quanti pistoni? Se sono 8, ne abbiamo bisogno di. Abbiamo bisogno di fare il crafting per 4. Quindi ho bisogno di più wooden planks. Allora, facciamo altre 40 wooden planks, ottimo. Allora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poi, questo è 4 di ferro. 1, 2, 3, 4. Ottimo. E li schiaffiamo qua dentro, abbiamo i nostri 8 pistoni. Perfetto. Poi, quelli restano là, perché c'è il pistone. C'è questo, ci sono 1, 2, 3, 4, 8, 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
2, 3. Tra l'altro questi sono staccabili. 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo di lui. Allora, lui ha controllo, abbiamo bisogno di 4 di silicone, quindi 3 di sabbia e un ferro. Avremo bisogno anche di parecchio ferro per tutto ciò. 3 di sabbia qua, se non altro ne abbiamo in abbondanza la sabbia. 1, 2, 3. Allora, pappa per 1, 2, 3 e un ferro. Non era così. Ah, no, ok. Poi, ok, 4 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ottimo. Ah, ce ne dà 2. Questa è un'ottima cosa. Quintali di ferro. E facciamo copielo. Ok. Si avrà bisogno di cuocere tonnellate di ferro, probabilmente. Poi abbiamo bisogno di tubi. Che sono qua. Abbiamo bisogno di almese con non arrivava in cima l'altro giro. Cos'è che avevamo fatto per cribio? Non mi ricordo. Non mi ricordo neanche più come si chiamava l'altro oggetto che dobbiamo usare. Aspetta, non l'ho scritto. Deployer. Ok. Ah, bisogno di un pistone, quindi un pistone, una chest, 4 di stone. Ci manca il pistone. Quindi ho appoggiato il ferro e ci serviva ancora. Dacci uno di ferro. Allora,
Pistone 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1 e lui c'è. Poi, no, aspetta, la cesta ci serve. 2, 3, 4, 6, 7, 8, chest 1, 1, vediamo se mi ricordo tutto. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, no, cosa ho sbagliato? Invertito? Senza lui? No. Ah, era stone, non era cobblestone. Ok. C'era quasi, dai. 1, 2, 3, 4. E c'è il deployer. Vacuum. Cos'è questo? Vacuum cleaner? Oddio. Vacuuming pneumatic tube segment, adjustable vacuuming pneumatic tube segment. L'anno scorso avevamo usato, cioè no, la serie scorsa avevamo usato questo, che però è più comodo, ma è molto più costoso. Ma direi che possiamo anche usare questo. No, vabbè, usiamo l'altra, dai. 6 di plastica e 3 di sabbia. Allora, 6 di plastica e 3 di sabbia, che tanto abbiamo in quantità spropositate. Finalmente la usiamo un po'. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. È più conveniente del 50% rispetto all'altra recipe. Poi abbiamo bisogno dei tubi, quelli che come si chiama? Sorting? Conducting, crossing, detecting, adjustable, sorting. Ecco, che hanno bisogno del 4 crystal fragment. Quale è conveniente delle due? 4 e 4 fanno 8. E questi invece sono 9 e 9, no, conviene l'altra, conviene questa. 4 cristalli e ce ne resta uno là e un tubo. Ok, sorting, perché deve mandare sotto una cosa al planter, cioè al deployer, deve mandare il sapling. Alla cesta invece deve mandare il resto. Dobbiamo fare anche una cesta. Ok, però per il mese avrei bisogno di... Cos'è che utilizzavamo l'altro giro? Forse vertical mesecon? Possibile? Non ricordo, però avevamo usato un trucco strano per farlo funzionare, perché mi ricordo che non andava altrimenti. E poi questo comunque ci dà... Sì, un vertical mese con ci dà poi un mese. Allora, 1, 2, 3, vertical, 1, 2, 3, vertical e 1, 2, 3. Andiamo a dormire, questo sarà un super episodio lunghissimo. Ci metterà una vita a editare, a caricare tutto, ma spero che possa poi piacere. E poi dovrò tra l'altro farmare quintalate di robe off camera sul... L'abbiamo fatto, sì, nel node detector. Allora, impostiamo un po' il discorso. Qui ci sta il node detector, che quando vede che si trasmuta in... coso di pino. No, aspetta, non devi essere attivo, devo darti il comando. Ah, qua no. Qui non ho tolto la dirt. No, non volevo togliere anche quella di dirt. Ottimo. Allora, questo qua, F5, come si chiama il blocco? Default Pine Tree, può darsi, cioè proviamo a cercare Default Pine
Pine Tree. È lui, dovrebbe essere lui. Se mettessimo un... adesso vediamo quando cresce. Allora, default pine tree. Ok, adesso dovrebbe essere rosso fin tanto che non cresce. Ottimo. Allora, qui ci sta la sfilza di Nodebreaker. No? Ok, ci faremo del male e mangeremo un pezzo di zucca. Vanno tutti girati, ovvio. Con questo che non fa rumore, però. Non lo sta girando giusto. Non lo stai girando. Ok. Aspetta. Ok, mo giralo dalla parte giusta. Ok. No. Ok. Arrivo, forse no. Yes, ok. Ma già che imponente che è sta roba. Allora, mo ci vanno i vertical maze con. Sì, ecco, non ci funzionavano i vertical maze con, mi ricordo, c'era stato un discorso strano. Io mi sentirei di metterlo uno più alto, però. Ma no, proviamo a vedere un po' come funziona. Quello teoricamente dovrebbe dare impulso fin su in cima. Abbiamo un... non abbiamo niente. Come si fa da una leva? Lever. No, usi, come si crafta? Con della stone che per fortuna abbiamo dietro. Allora, una stone, un cosillo e uno sticchetto. Ok. Mettiamo una leva e... Crash? Sì. Lo riapre? Ma porca la miseria! Vado a pranzare, ciurma, e spero che il backup del mondo non fosse troppo vecchio. Tecnicamente questo non dovrebbe essere vecchio, questo mazzetto è su uno, dovrei averlo salvato forse dopo lo scorso video. Scusate, ma sono un po' destabilizzato. Io concluderei così l'episodio perché adesso ho bisogno davvero di perderci un'infinità di tempo dietro, controllare, vedere il backup e ripristinare quello che abbiamo fatto come minimo in questo episodio.
Io odio quando la Mesecon fa impallare il mondo. Perché? 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 Ciao Ciurma e buona giornata. Spero che abbiate una giornata un po' più proficua della mia. Ciao ciao.